Poche ore fa la protesta dei titolari dei locali anche a Isernia hanno restituito simbolicamente le chiavi al sindaco d'Apollonio. Maria Teresa D'Achille, esponente del Partito Democratico, voi da subito avete lanciato delle proposte e vi siete uniti a questo grido d'allarme. In particolare, quali sono queste iniziative che si potrebbero mettere in campo da subito, secondo voi? Ma sicuramente c'è il problema della liquidità a fondo perduto. Questo riguarda tutti quanti e in particolare il settore commercio, il settore ristorazione, bar, alberghiero e quindi naturalmente sono i servizi strettamente legati al turismo. E la questione è paradossalmente non solo è legata all'erogazione dei fondi, quindi ci vogliono finanziamenti e quando questi finanziamenti ci sono, paradossalmente per motivi burocratici, per una cattiva gestione politica e burocratica, vengono meno, per cui chi ne ha bisogno non riesce a prenderli. Faccio un caso emblematico, quello della Regione Molise per quanto riguarda la cassa integrazione. Ci sono migliaia di richieste, le pratiche evase sono solo poche centinaia. E ci sono ritardi notevoli e poco personale. E ci sono questioni pregresse, questioni nuove e i lavoratori, quelli che sono rimasti senza attività, senza lavoro, hanno bisogno di percepire questo reddito. Se la regione non manda le pratiche all'INPS è tutto bloccato. Quindi questo è un esempio veramente di cattiva politica e di cattiva burocrazia. E questo è uno. L'altra questione, ci stanno i fondi. Sono quelli legati alla programmazione 2014-2020 della Regione Molise. Ci sono circa 30 milioni di euro, non sono sufficienti, ma a parte la somma, bisogna procedere velocemente con l'attuazione, le procedure, i bandi, perché il rischio concreto è che pure quando arrivano questi soldi, quando arriveranno, le imprese hanno già chiuso. Una tragedia sulla tragedia. Secondo lei... Ma il comune deve fare la sua parte naturalmente. Sicuramente può già pensare nel bilancio a ridurre o annullare alcune imposte prettamente di competenza comunale. E insieme a questo, e quindi sono anche quelle legate soprattutto al commercio, si parla di quella della concessione del suolo pubblico, ma non solo, insomma, ce ne sono anche altre. Però ci sono anche altre modalità che riguardano l'organizzazione dei servizi nella città che chiaramente devono essere fatte alla luce di queste problematiche. Quindi si tratta non solo di una gestione ordinaria che si deve fare, ma anche di pensare in prospettiva, riprogrammare economicamente, socialmente e come servizi un'intera città, come riguarda tutto il territorio nazionale. Io non vedo che l'amministrazione comunale di Isernia si stia muovendo in questa direzione, mi sembra molto molto lentamente e anche in maniera del tutto ordinaria. Aspettiamo cosa succederà nei prossimi giorni.